Vi ricordate di Arx Fatalis? Un gioco che feci tre video un paio di tempo fa, molto divertenti anche tra l'altro, no? E ho iniziato anche tipo una serie Let's Play, invece ho fatto solo il primo episodio, non ho più continuato per versi, insomma. Non sono tipo da fare serie di Let's Play, però qui quando le cose si fanno interessanti, praticamente. Qualche anno fa io avevo visto che stavano facendo una mod per Doom 3 che introduceva Arx Fatalis dentro Doom 3, cioè praticamente ci facevano Arx Fatalis in Doom 3. E lì, cazzo, che figata potrebbe essere. E dunque però la mod non... cioè aspettiamo ma non esce perché sono un piccolo team di sviluppatori indipendenti, giustamente non... è difficile che possano fare un lavoro, cioè non è un lavoro detto da poco, quindi è un gioco impegnativo da rifare con un motore grafico come quello di Doom 3, quindi ho pensato ormai ci hanno rinunciato perché non hanno le possibilità, infatti è uscita, sono anni che doveva uscire, non è mai uscita. Poi ieri sera ho detto, vediamo un po' se è scappato qualche mod interessante per Doom 3 così, no? Tanto per... E la prima che andai a cercare fu proprio quella lì, e ho visto che hanno rilasciato la versione beta. È messa lì l'hype a 1000. Oddio, dopo tanti anni finalmente hanno rilasciato in versione beta. E per cui ho detto, cazzo, il video ci deve stare assolutamente, perché io che da piccolo che nerdavo come un malato sia Arx Fatalis sia Doom 3, mi dice le due cose, stacco c'è calmi, E quindi... Poi ho letto anche che la mod in realtà non è più un remake di Arx Fatalis in Doom 3, hanno cambiato direzione. Hanno pensato meglio di fare una specie di spin-off, un prequel anzi, sì, un prequel spin-off praticamente, che sia ambientato prima del gioco originale, cioè con gli elementi del gioco originale ma un'altra storia. Ho detto, cazzo, magari anche meglio. Vabbè, è come un Dragon Ball GT, appunto, delle fan, per dire, vediamo un po'. Cioè, io spero che sia un qualcosa di valido, eh. Oh, non mi deludete che io mi avete fatto salire la tensione, proprio. Ci sarebbe solo un piccolissimo problema. Il gioco è completamente in inglese, ovviamente, e io di inglese ci capisco poco un cazzo, shish proprio. Quindi io proverò a cercare di comprendere, mapparsi alcuni dialoghi, non li capirò, quindi ci basterebbe più che altro sul vedere il gameplay, perché se il gameplay è fedele alla Fatalis, conosciamo e vediamo un po', perché purtroppo i dialoghi, io provo a leggere quello che posso, ma c'è poco da fare. E il menu già dice tutto. Abbiamo questo menu nostalgico, fedelissimo a Arx Fatalis, solo che è tutto verde, non c'è l'immagine, però proprio lo stile, il carattere del testo è tutto fedele. Ok, ho settato il gioco su medio-alto perché siccome devo registrare, probabilmente, cioè ovviamente non è pesantissimo, però dovendo registrare appunto non è che c'ho un PC da gaming della Madonna, quindi... tra l'altro ho visto che non serve avere una copia di Doom 3. Il gioco si può scaricare anche se non avete Doom 3. Basta andare sul sito ma vi lascio anche il link in descrizione. Per le licenze non so come sono organizzati, ma cazzi loro che ce ne frega. Andiamo a provare questo gioco. Anche la schermata di caricamento è praticamente quella di Arx Fatalis. Cioè, veramente una ventata di nostalgia addosso, guarda. Dai, ripongo la mia fiducia in voi ragazzi. Vediamo cosa avete combinato. Vuole un pochino a caricare, però se non ando che sto registrando poi su medio alto. Ok, ci alziamo dal lettino e c'è una guardia, ecco. Ovviamente come sospettavo i dialoghi non sono doppiati, sono scritti a testo come nei classici RPG, perché io so cosa vuol dire organizzarsi per un doppiaggio indipendente, quindi vi capisco, c'è problema. Allora, devi avere svegliato
Non so un cazzo di mishish. Ma questo sottoposto comando. Boh, vabbè, non ci sono problemi. Non ci sono problemi, gli ho detto non ci sono problemi, vai. Ok, abbiamo i pugni che funzionano in maniera leggermente diversa. Cioè, tipo, sul gioco originale dovete premuto caricare per dare un pugno potente, qua invece premi sinistro o destro e dai pugni a seconda delle. Ok. Vabbè, interagisco per parlare, ma io dico sempre che non c'è problema. Mi fai passare? No? Ok. Stile grafico abbastanza fedele al gioco originale, ok? E la grafica, il motore grafico si vede che è quello di Doom 3, proprio le prime impressioni nel comparto grafico sono davvero ottime. Andiamo di qua, apriamo la porta. Ovvio che qualche meccanica può essere diversa perché alla fine non è il motore di Axe Fatal, essendo Doom 3. Qua c'è l'ombretta un po' così, ma è perché ho abbassato il gioco per registrare, quindi sennò penso sia fatto. Il ratto! Muori! No, bastardo! A te mi ricordo su Darkspata e spezzo di merda, crepa! Oh, è crepa! Ok, credo di aver preso la carne, perché avevo l'inventario con i. Sì. La posso mangiare? No, la devo tipo cuocere, no? Come nel gioco originale, penso. Allora, il ratto. Sì, però mi sembra un po' troppo grosso, cioè non fatta spiegare così grosso, cioè le dimensioni delle robe mi sembrano un po' sproporzionate, sarebbe da rivederlo, però è ancora in beta, quindi potrebbe essere. Certo, dare i cazzotti al ratto così non è massimo, cioè in X-Factor sarà più credibile qua, vabbè, è sempre un procedimento indipendente, quindi dobbiamo accontentarci. Ok, c'è lo sprint. Allora, un po' di doppiaggio c'è. Poco poco. Ok, dove stai andando? Sei il comando, devi vedere, urgente. Ok. Boh, non so che cazzo dici. Ci abbiamo una. Levati dai coglioni però, mi fai passare. Mi fa passare? Mi fa passare. Rompere il cazzo. Vuoi andare di qua? Ecco, e già vedo le combinazioni, porca troia, le combinazioni su Arx Fatalis. Mi facevano imbestialire, guarda. E chissà qual è la combinazione. Ci deve essere. Devo fare un enigma per scoprirla perché non lo so, andiamo dall'altra parte. Ripeto, purtroppo il mio inglese è scarso, quindi però da quel che so, da quello che mi sono informato, la storia è prequel dal gioco originale. E il personaggio che sto impersonando non è Amshagar, ma è un altro, quindi non lo so. Vediamo un po'. Oddio, qui c'è il Goblin. C'è un goblin. Sei nemico o sei amico? Un altro ratto! Ma cazzo vuoi? Non vedi che sto interagendo col goblin? Non mi rompere i coglioni proprio. Muori? È morto? Oh! Sembrava morto invece. Muori. Ok, mal XP. Vediamo poi i journals. Ah, questo sono io. Sono una classica guardia. Cazzo vuoi? Oh, ma non ti ho fatto niente! Cazzo di merda! Cazzo vuoi? No, sto già morendo. Muori, voglio il tuo arco. No, bastardo. Cazzo, hai cominciato te e mo finimo. No! Bestia, mostro, suino! Boh, si vede che mentre stavo combattendo contro il ratto, accidentalmente ho dato un pugno a Cargoblin, perché non ti dovrebbero attaccare se non gli dai fastidio. Ok, il player ha spermshed, non si può dire che sia morto, quindi carichiamo. Load. Ok, non so bene cosa devo fare perché appunto non capisco i dialoghi e. Però andando in giro penso che troveremo la soluzione. Stavolta dovremmo andare di qua. Ok, c'è un nuovo livello. No, questo è fantastico, questa è la locanda col castello, mamma. Cioè, perché da una parte c'è il castello e dall'altra c'è la locanda. Voglio vedere se c'è la stessa gente di Expatris, guarda. Mamma mia, che ventata di nostalgia. Allora, qui c'è un tizio. Non credo serva a niente. Questa zona un po' me la ricordo, sì, è quella dove l'acqua c'è il passaggio per il regno degli umani che poi veniva bloccato dalla frana. Qui me lo ricordo, c'era.
la cosa. Ah, scarica un altro posto. Ah, non sono riusciti a fare direttamente tutto il livello. In un livello deve fare un altro caricamento per entrare in un'altra stanzetta. Vabbè, mi rendo conto che sia abbastanza pesante, però tutti sti caricamenti stanno un po' rompendo le scatole, perché nel gioco originale questa stanza era inclusa nel livello già caricato inizialmente. Però, vabbè. Ecco, quindi possibilmente ridurrei un po' i caricamenti. Io, vabbè. Guarda, sì. Ecco, tu dovresti essere... cosa che non mi ricordo come si chiama, quando lo torniamo a terra che ci chiede di andare ad avvertire che sono stati attaccati. Vabbè, qui ancora non è successo perché è un prequel. Vabbè, ti salto sul tavolo, non te ne frega niente, c'è una faccia poi abbastanza triste, però dettagli. Ma certamente posso rispondere... Ah, ecco, non ci sono più risposte perché mi sembrava strano, rispondo solo una cosa sola, allora me lo vedo. Brief sottoposto, il re deve essere avvisato anche. Sì? Ah, posso accettare sì o no la missione? Boh, accettiamo. Ecco, mi ha dato anche i soldi, paga. Bene. Lascia, non posso prenderla. E va bene, andiamo un po' a vedere se c'è la taverna. Porca troia che... posso più al tacchino? Sì, posso mangiarlo? Buono, dai, Giella. Bene. Ora ci tocca aspettare. Tu levati dai coglioni. Ora ci tocca aspettare un altro caricamento. Ok. Il lago, il laghetto di acqua verde, quello non è grande come il gioco originale, però. Cioè, è fatto più piccolo, ma non è che possono fare tutto preciso come. Troppo bello. C'è un tizio uguale a quello là dentro, ma vabbè. Questa porta che è sempre stata chiusa nel gioco originale, l'ho chiusa anche qui, guarda che roba. Niente, invece non si può andare, vabbè. Bottiglia vuota. Un altro caricamento ancora per entrare nella taverna, vabbè. Riprodotta molto fedelmente, devo dire. Ci sono due goblin. Beh, un discorso proprio intenso. Posso piare la bottiglia di vino? Sì, ubriacamoci con un vino! Mi voglio ubriacare, dai! Yeah. Ma che cazzo sta a fare? Sì, ma non l'ho neanche bevuta. Allora, va bene tutto, ma cioè che questo me lo fai ubriacare con una bottiglia, una mezza bottiglia di vino? Cioè nel gioco originale devo bere 10 per far avere la suola così sfocata. E mo così, tutta che balla e poi dura 3 secondi, dai. Potevano fare un po' meglio sta cosa, ma le monete sembrano un po' troppo grosse, poi non lo so. E andrebbero a essere grossi. Pane, formaggio, io mi vedo tutto, tanto nessuno dice niente. Ma anche nel gioco originale, nessuno dice un cazzo. Questa è la solita barista che c'è nel gioco originale. Ogni tanto sento una voce in sottofondo, ma non so che cazzo è. Qui non si può andare manco per il pene. Ah, oh, no. È bloccato. No, lì ci vuole levare la parola d'ordine. Io qua non lo so, ci vuole la chiave. Qua tizio l'ubriacone c'è. Qua c'era il tavolo per il gioco d'azzardo, invece c'è un goblin. Non mi ricordo tutto. Vabbè, qui non sembra debba fare nulla per il momento, quindi meglio andare avanti, se no.